Hey! Ok, allora facciamo così. Oh, no, no, così lo sgancio direttamente. È un booster pack, vuol dire che ho preso questa edizione coreana di Forze Spettrali di X e Y. Dentro ci sono 30 bustine. E l'ho preso perché da Amazon costavano poco. E al momento in realtà è una prova per vedere se siete interessati a vedere questi tipi di spacchettamenti una volta ogni tanto, perché comunque 30 pacchetti sono tanti. E l'edizione coreana, non mi interessa molto se è italiano o meno. L'importante è che faccia il suo sporco lavoro. Vi ricordo che Forze Spettrali X e Y, quelle di evoluzioni, costano ancora una Madonna. Molti nomi non li saprò e non saprò che cosa saranno le carte, ma non importa. Mi aiuterò poi con il magico mondo di internet e di Wikicentral. Ci sono 5 carte a pacchetto, quindi abbiamo un totale di 150 carte. Ok, vediamo queste qua, magari ve le faccio vedere così. Deino. Joltik, Rogerola, Diggersby e Regigigas, che è leggermente sbrilluccicoso. Pacchetto numero 2. E troviamo Litleo. Vediamo se si vede. Sì, Litleo. Galpin. Jellyfish, Swalot e Galvantula. Non li voglio distruggere tanti pacchetti perché poi li voglio tenere. E abbiamo Elioptile, Fletchinder, Litwick. Questa carta che non so cosa sia e la devo cercare. E Crobat. Bellissimo Crobat. Ok, questa carta si chiama Asso di Elisio. Appena sono andato a cercarlo, perché sennò mi sembrava inutile mostrarvi una carta senza sapere che cosa fa. E andiamo avanti. Ancora, ce ne sono ancora troppi. Quarto pacchetto. E abbiamo Sewaddle, Loudred, Pumpkaboo. Legame mentale con Manectrike e Hunchcrow. Ok, continuiamo con il pacchetto numero 6, che ne abbiamo ancora un po' da aprire. Comincio già a prepararmi i pacchetti aperti. Sono simpatico, vero? In questo abbiamo un altro Pumpkaboo. Tengo più vicino. Totodile. Glemiao. Glemiao. Purloin. No, come si chiama questo? Jellicent. Spiritomb. Spiritomb io lo adoro, è uno dei miei Pokémon preferiti. Quindi, molto benissimo, molto benissimo. C'è ancora il coltello lì? Se non mi dite che questo video vi piace, mi farete guadagnare più soldi per comprare altri pacchetti. Io va ma. Ok, in questo abbiamo Joltik. Vediamo che metta fuoco. Carrablast. Un mi ricordo. Hunchcrow e quest'altra carta che devo vedere che cos'è. Ok, questo si chiama Compressore Lotta. L'ho appena scoperto. E questo mi ero dimenticato che si chiama Boldore. Colpa mia, ma ogni tanto mi dimentico i nomi. Tanto che la quinta probabilmente è quella che ho usato di meno, insieme alla sesta. Ok, altro pacchetto abbiamo Deino,
Zubat, Girafarig, bruttissimo, è veramente brutto, poi Cirisu e Blissey, che non è sbrilluccicoso, peccato, peccato, l'avrei preferito sbrilluccicoso. E qui abbiamo Pankabu, Totodile, Purloin, Purloin, chiamatelo come volete, un altro Blissey e Yanmega. Carino Yanmega. E ok, altro pacchetto abbiamo Joltik, Carablast, Boldore, Swallow. Dietro c'è una carta diversa. E Manectrike ex! Oddio, la nostra prima ex! Wow, ma è bellissima! Che figata! Peccato non leggere in italiano, è veramente bella, ma non mi interessa, è veramente, veramente bella. Questa la mettiamo da parte, per vedere alla fine quante ne troviamo di rare. Pacchetto abbiamo Krabby, e non diventa più piccolo. Wobbuffet, Sewaddle, questo non lo so, devo cercarlo. E un altro Yanmega, Yanmega, come volete. Cerchiamo un attimo questa carta qui. Ho appena scoperto che si chiama Valle Dimensionale, perché mi tengo anche una pagina del nome delle carte in italiano nel caso le trovassi, perché i nomi dei Pokémon ancora, magari le altre un po' meno. Abbiamo Swaddle, quello che ho trovato prima, l'evoluzione è Swadlun, ho sbagliato io, scusatemi, mi sono confuso un attimo con i nomi. Loudred, Pankabu, cazzo, quanti ne ho trovati? Veramente male alla mano. Livanni ed Explode. Quindi ci manca Wismar per completare la linea evolutiva. Un altro Deino, aspettiamo che metta fuoco. Zubat, l'altro bruttissimo Girafarig, Lumineon e Hatz, che ha, fortunatamente Hatz è facile da capire il nome perché c'è scritto lì. Ok, per ora non ci sta ancora andando bene. Ok, ancora tre pacchetti e raggiungiamo la metà perfetta. Eccoci qua, abbiamo Alomomomomomomola. Scusate se non dico i nomi seri. Lampent, metti a fuoco. Te ne prego, metti a fuoco. Sparrow. Jellicent, che poi quello che avevamo trovato prima era un Frillish, ma io l'ho chiamato Jellyfish, ma a volte mi faccio veramente schifo. E Spiritomb. Un altro, per lo più. Ok. Penultimo pacchetto prima della metà. E abbiamo Eliptile, Fletchinder, Litwick, Swalot e... oh, Aromatisse, però è brillantina. Quindi, vabbè, dai, almeno seconda brillante, una ex. Mettiamole qui, da parte. E chi troviamo? Abbiamo Chansey, Pociena, Swirlix, e vi chiedo anche scusa per una cosa, ma questo è l'evoluzione, non è Aromatisse. Ho confuso le varie due esclusive dei Pokémon. Questo è Slurpuff, Slurpuff. Donna, non sono proprio capace a pronunciare i nomi, vi chiedo scusa, solamente confuso completamente i nomi con l'altra esclusiva dei giochi XY, vi chiedo veramente scusa. Hunchcrow, e abbiamo di nuovo questa, che è il compressore lotta, ma lasciamo perdere al momento. Ok, siamo arrivati esattamente a metà
dei pacchetti da aprire. Ok. Metto le cuffie per vedere se si sente. Allora, dopo un buon caffè si può ripartire tranquillamente con gli spacchettamenti. Siamo dalla metà in poi adesso, quindi uomo avvisato, mezzo salvato. Non so ancora se dividerlo in due parti o uno solo, ma penso di farne uno solo, non avrebbe senso fare due parti. Litleo. Gligar. Gligar uguale. Fletching. Escavalier. E oddio, cos'è questa? Flair? Cos'è del team Flair? Oh mio Dio, questa qua l'avevo letta prima, si chiama Rete Disturbo e non mi ero informato che c'erano queste nuove carte del Team Flair. È bellissima. Sono fatte veramente bene, mi piace troppo come è fatta questa. Bella bella, la mettiamo da parte insieme alle altre brillanti. E andiamo avanti. Ok, abbiamo Krabby. Wobbuffet, Siwaddle, no, Swadlun, scusate, Gliscor e Maitiena. Ho visto il nero, pensavo fosse una carta particolare come altre, ma non è stato così, non importa. Andiamo avanti con i pacchetti. Qua abbiamo Wismar, Wismur, Wishmur, come cazzo ti chiami? Un altro Toto, dai. Un Golbat. Un Galvantula. E un Fon. No, questo qua è Fischio Mirato, si chiama. Fischio Mirato. Quindi sì, ma ho ancora altri pacchetti da aprire. E adesso abbiamo Litleo. Gligar o Gligar. Fletching, Venomoth, Jellicent. Non riusciamo a trovarne rare a sto punto. Tagli nel video improvvisi per cambiamenti di postazione. Abbiamo Kingler, Venonat, Boldore, Fearow. Oh yeah, Lilligant Ex. Oh yeah, seconda Ex l'abbiamo finalmente trovata. Abbiamo sia Manetrike che Lilligant. Bella così, bella un botto. E si continua con la seconda Ex. E andiamo avanti. E che cazzo? E va. Mancano ancora 10 pacchetti. E c'è qualcuno che sta arrivando. Ok, non è mio fratello, bene, posso continuare. È un peccato che qua dentro non ci fossero stati i codici per il Train Car Games, se no l'avrei fatto anche poi lì lo spacchettamento. Comunque sia, altro pacchetto abbiamo. Litleo, ti odio. Galpin. Frillish. Questo qua è l'altro tipo del Team Flare, che adesso vado a leggere il nome. E Liepard. Wow, è fiero qua, eh. È fiero, molto fiero. Xante, perfetto. E altra corsa. Abbiamo Yanma, Munna, Zuelius, che era quello che si diceva malissimo. Un altro Spiritomb e Musharna. Niente. Anche qua ancora niente. Abbiamo ancora. Abbiamo un altro Kingler, Venonat, Boldore, Venomoth e Paichirisu. Azz, qua non è andata bene. Abbiamo qui invece Murkrow, Croconaw, scusate, mi impappetto a parlare. Banneby, Lumineon. Adesso voglio andare per sicurezza a vedere di questa carta qui. Infatti si chiama Energia Mistero e non ho azzeccato nemmeno il tipo.
E ancora niente ex. Abbiamo Yanma, Munna, Zuelius, Escavalier e una bambola. Altro pacchetto. E abbiamo Alomomola, Lampent, Sparrow, Elisio e un altro Crobat. Niente, sono rimasti quattro pacchetti. In questi quattro pacchetti potrebbe esserci la nostra ex. Incrociamo le dita e proviamoci fino all'ultimo. Murkrow, Croconaw, Banelby, Gliscor e Hydreigon. Bella questa qui, anche non si vede? Sì, si vede, un po' sbrilluccicosa. Adesso io le chiamo sbrilluccicose perché sono rimaste ai tempi in cui ero un giovinciuello che le chiamava così. E comunque la metto insieme agli altri. Chansey, Pociena, oddio, Sprizzi, Blissey, Yanmega. Ultimi due pacchetti e abbiamo Wishmoor, Totodile, Golbat, Diggersby e Musharna. Oddio, no, non ci credo. Ultimo pacchetto per la verità. Ok. Deino, Litwick, Litwick, Joltik, Roggenrola, Energia Misteriosa e... giriamo, non voglio vederla nemmeno io. È un Talonflame. E niente, non abbiamo trovato altre ex. Ciao a tutti. È finito questo video da una settimana, nel senso lo monto solamente oggi. Una cosa che vi chiedo è, siccome la mia asta del microfono subito dopo questo video è andata a farsi fottere, siate caritatevoli, mettete mi piace e iscrivetevi. Ho tanto mal di testa, sto soffrendo e voglio fottutamente morire, così la smetto con questo dolore insopportabile. Arrivederci, tanti mi piace e vi auguro una discreta giornata.